Che ne so, facciamo, ragazzi, facciamo come la tattica quella lì di metterci ai lati delle porte e quando arriva il tizio, sacchete, soc, soc, no? Che dite? Ci possiamo mettere, o vengono da qua o vengono, no, vengono da qua, ok. Decidete subito. Beh, siamo nell'altra porta, vabbè, siamo da queste porte qui, sì. Sì, voi siete qui, ragazzi. Non siete che tanto non vi vede. Ok. Mettiti qua, Caleb, mettiti qui, perché così almeno fai... magari l'ultimo nano si mette qua, no? Monano. L'ultimo nano. Nuovo film oggi. Vabbè che comunque, vabbè metto... che comunque ci arrivo lo stesso. Mi metto tipo qui dietro... Bravissimo. Ottimo. Bravissimo. Allora, ok. Allora, praticamente sentite un urlo fortissimo, una, cioè lo sentite praticamente in gigante, praticamente un'ingiuria verso chi ha ucciso quel troll, che poi il nome con cui si chiama, non, si chiama Rogurt, praticamente io per, all'inizio l'avevo detto yogurt, ma vabbè, adesso sicuramente è yogurt. Era un maestro dello sforzo, per caso. Comunque, no, ci sentiamo benissimo. Boom. Sfonda le porte e vede che non ci sono più i bambini. A voi. Penso che adesso lo saccagnate, no? È un attimo che Luigi non sente più un cazzo, aspetta. Perfetto. Allora, quindi io lo sentivo da, attraverso di te. Mm. Mm. Interessante. Molto. Ah, ok, forse. Non lo so. Adesso. Adesso vi sento. Ok. Allora, basta. Basta. Ok. Ok. Nel momento che il... Ah, vabbè, niente. È entrato il troll, peccato, gli volevo... È già entrato, mi dispiace. Volevo rispondere in gigante, coglione! È una... Appena entri noti... un seno e una panza flaccidissime. Io su due le cose, sono una donna e mio padre con tre palle. Di una finezza! Allora, ma Thorin... Turion, ma il tuo martello a portata, giusto? Sì. E allora perché ti sei messo lì? Non mi avete messo voi. Hai ragione, scusa, mettiti qua perché sennò non puoi attaccare, cioè, No, può usarlo anche in corpo a corpo. Tecnicamente posso usarlo. No, non puoi. Perché? È un'arma comportata. Solo la frusta è l'unica arma comportata che può essere usata anche in corpo a corpo. No, aspetta. Change. Non la frusta, la spaghet chain. Ah, no, la spaghet chain di base non ha portata. La frusta è quella che ha portata. No. Può essere. C'è scritto. Allora, può essere utilizzata per. E questa arma può essere utilizzata per essere lanciata o usata in melee. C'è scritto. Per essere lanciata. Lanciata o usata in melee? Ah, allora posso. Ah, ma allora non ha portata a range. A range. Non portata, sì, a range. Ah, ok, diverso. Allora. Sì, ho sbagliato io a dirlo. Così è che comunque non ha bisogno dell'incantamento returning perché c'ha la corda che la può tirare indietro. C'è la di base. Dell'incantamento throwing praticamente. Sì. È già throwing. Sì, sì. Ok, basta, no, questo non avevo capito questa. Throwing e returning. Ok, perfetto. Allora, boh, attacchi d'opportunità direi, se posso minare. Sì. Ok, grazie. Ada non c'è, allora, eh. Si è tenuto qua. Logica... In realtà abbiamo sia attacco d'opportunità che azione preparata, probabilmente. Infatti. Sì. Io mi stavo solo l'azione preparata. Prendete. Perché... Sì. Mantenete la cosa di... La stessa iniziativa? Sì. Ok. Alla fine sempre... Sì, vai, ammazza. Ok. Tiro una martellata, boh. Martellala. E tiri due, perché sia l'attacco d'opportunità che quello preparato. Allora, perfetto. Mm-hmm. Allora scusa, mi conviene tirare anche con l'ascia, perché infatti hai danni infuocati quella ora. Vabbè, se ti sei preparato se lo sai. Sì, adesso lo sai.
minchia. Adesso io, il mio cervello ha capito, forse sono deboli al fuoco. Ma se te l'ho detto. Infatti, per questo tu l'hai detto solamente ad Ada. No, l'ha detto, appunto. Sì, l'ha detto. Allora, no, due colpi di ascia, vedo che succede. Già l'ascia l'ho vista malissimo. Ah, no, okay. E tira il D4 da fuoco. Io arrivo, un D4, grazie. Non so perché mi è arrivato tipo stranissimo la macro di Putin. Tipo l'arma ha detto bleh. Nah. Non è da fuoco, è quando vai con l'accendino e hai bruciato veramente il pelo. Arriva la lascia, beh, che dire. I guess I'll die. Forse io... Ok, infatti, vai. Sì, aspetta, dov'è che c'è la mia scheda? Non trovo più la mia scheda, mi sto preoccupando. A posto. Tiro un altro di 6. Di 8, di 4. Di 4, sì, madonna. Cioè, di 8 pure, vabbè. Vabbè, almeno è già più decente, scusa un attimo. Vabbè, dai, è decente in tutto. Pretty mediocre. 27 danni in totale, poi col tanto okay. Quello qualche 31. Vabbè. Ok, tocca ad Ada. 1, 2, 3, 4. E 31 danni a posto. Vabbè, sta a me che vado di... Vabbè, Ada usa praticamente il suo turno per arrivare qui. E vedete, vede la scena. Lo state già sacchegnando, adesso sta fermo un attimo così. Tipo, certo, che si gira e vede. Ma allora, io faccio pure questo, ovviamente, in power. Sì, sì. Quindi... Vuoi lasciare la Deadpool, papà? Altro punto di banda. No, Ada si ferma, vede la scena e fa... Crescono così in fretta questi ragazzi. Ci sta saccagnando. No. No, non colpisci. Fai l'altro. Il bello ho tirato pure 2-1 nel... Sì, ho visto. Madonna. Vabbè, ragazzi, niente. Allora, questo qui fallisce. Posto, poi... Un peccato, però. Ho tirato un buco nel muro. Un cratere lasciato. Sì, praticamente sì. Del tipo, meno male che i bambini li abbiamo portati via prima. Meno male che il nuovo taxi per i bambini. No. Non lo prendo. No. Oddio, però fiancheggio. 17. No. Non lo prendo con 17. Merda. Mi sa che c'è tipo sul 20 in poi, allora. O 18. No, 18. Ma dai, che schifo. No. Oh, si è capito che per il momento sto colpendo solo io. Ho capito, ma ragazzi, ma ho fatto 2 e 4 sul dado. Oh, fai conto che non ho la spella dei TXI, dei tiri per colpire più 20. Vai, Caleb. Caleb, tocca a te. Freccialo come non dom, come se ci fosse. Rapid shot come se non ci fosse. Prendi quell'arco, farò diventare una gata. Ho aggiornato pure di Ezio, visto che beh, ragazzi, lei ha il... Ok, forse prendo, dai. Ok, colpisce con tutti e due. Sì, lei ha il cluster headshot, conta la DR anche lei solo una volta. Il critico te lo... Ah no, ok, niente, scherzavo. Praticamente... Tra i due colpi di ascia di Turion e le frecce ascia. Di... Con l'ascia l'hai colpita, no? Sì, lo so. Con i due colpi di ascia. Sto formulando pure io. E le frecce di Caleb. Sta praticamente già a cadere davanti, però ancora barcolla. Sangue un pochino dappertutto, praticamente. Le avete praticamente mozzato un braccio. Però si mantiene perché sta più incazzata che mai. E attacca Caleb. Cioè, buonasera anche a lei, signore. Fa 1. Niente. Non... Rip. Tocca a Turion. Vabbè, dai, uccidilo. Vabbè, vado di martello. Gli pongo fino alle sue sofferenze. Cristo, vediamo. Non prende. Tiro un bestemmio. No, okay. prende. Sì, ok. Ah, se non è che l'hai lanciato per colpirla in testa, no? No, ma quando mai? Già, annichilisco. Minchia, quadraplegico. Occia. Ok,
con la martellata sul ginocchio, che la sa che si è messa in ginocchio, ovviamente si è trovato col piede girato che si sta toccando l'ascia. È il colpo sulle ruote, lui, quello sulle ruote. È sulle ex rotule. Sulle ex rotule. Una volta erano rotule. Sì. Dalla mia parte si chiama fallo, però vabbè. Tu l'hai fatto. Io posso. Ok, tocca ad Ada, che è arrivata di corsa con una lacrima sotto l'occhio. Vediamo le... Una lacrima. La vediamo la rotula che ha dato la via. Ada da dietro. La gamba da 2 metri forse. Ada da dietro. Accende i pugni. E fa... No, non ce l'hai visto. It's time to... Ada, accendere i pugni è overkill in questo caso. Ma non fa niente. La vuole proprio stionare. Tanto non se ne è nemmeno accorta quella... Fucking still ora. È un peccato che il secondo non vada a segno. Però... un dado fa 1. Vabbè, dai, comunque con un pugno gli entra praticamente dentro al fianco. Finisce praticamente la cucina dall'interno e gli tira via una parte dello stomaco e la butta per terra. Che bella questa brasatura oggi. Ah, sì, ah, che bello. Mi raccomando, devi girare il lato, se no non si cuoce per me. Ah, no, è andato giù. Sì, ho detto, cioè, con un pugno praticamente l'ha conficcato il pugno nel fianco, l'ha preso lo stomaco e l'ha tirato via. Ecco, infatti. Sapendo che ci sono dei troll che si tirano fuori l'intestino per leggere il futuro, sì, è vero, esistono. Sì, nel... E allora io gli taglio la testa, perché non si sa mai. Leggiamo il futuro, aspetta. Sì, e quella è una vera leggenda dei troll, comunque. Sì, sì, lo so questo. Ma c'è proprio il talento, ragazzi. Sì, sì, ed è ispirato da una vera leggenda questa. Che i troll leggano, però non del loro intestino. Ce lo fanno perché comunque si può ricrescere, però anche nell'intestino degli animali. Vabbè, però per sicurezza è sempre quello loro, sempre per tradizione. Sì. In antichità. Lo facevano gli sciamani, non quelli normali. Mamma mia, che cosa brutta. La cosa assurda, ragazzi, è che in teoria un umano potrebbe prenderlo. Con Racial Heritage. Lo faccio con l'umano. Ah, perché ti fai tipo l'umano cresciuto dai troll. No, umano con non si sa come sangue di troll. Racial Heritage. Vabbè, è umano di troll in qualche modo, quello che sì, discende di troll. Ah, tipo quello di Frozen. No, la cosa assurda è che con quel talento lì potresti contare come gigante delle tempeste e prendere 2 dei talenti più sgravati che abbiano mai tirato fuori. Che frattaglie fresche. Che talenti sono? Praticamente uno ti rende tipo immune ai danni elettrici, l'altro che tutti i tuoi attacchi sono praticamente hanno un D6 in più. Un po' ok. Ma sono dei casi di talenti, te lo ricordi? No, sono tra i talenti dei mostri, devi andarci a guardare. Mi chiama metagame dentro. Mi ricordo di tagliare. Io lo so tantissimo. Non me lo devi dire te. Ok, dai. Adesso dove volete andare? Il senso di futuro taglia. Intanto mi guarderei attorno per vedere se troviamo qualcosa. Noi abbiamo visto dove arrivava lui. Lei? Sì. Lei. Cioè, veramente, voi avete Ada si è richiusa le porte. Sì. Ah, ok. Ho inviato anche l'immagine nel gruppo. Ah, vero. Madonna. Dov'è? Che per un attimo ho detto, chi è sto uomo? Bel bocconcino. Sexy proprio. Comunque, schifo, Madonna, sex symbol 1997. Comunque non trovate nulla di interessante. Soltanto budella di troll, lacrime di bambino in giro e basta. Bello. Dov'è lo sticker che bevo le lacrime? Che cazzo lacrime. Oh, lo dovevo dire, scusa. Qua purtroppo i bambini venivano torturati, o quello o di peggio. Comunque,
si creavano le razze ibride. Poracci. Sicuramente, da cosa l'ho sempre detto. Ok, odiato, ho trovato il talento, quello per aggiungere i danni elettrici. E ho trovato quello che ti dà l'immunità all'elettricità. Bravissimo. Okay. Se vuoi ti puoi prendere questo nuovo bambino che è sicuramente un sangue di troll ormai. Vabbè. Sì, però voglio sfidare a trovare il master che ti accetta una cosa del genere. Madonna. No, vabbè, ma adesso mi sa che esplode prima. Il bello è che questi talenti te li puoi prendere a livello 1 con l'umano. Madonna. Sì, ti prendi la sia l'heritage e poi essere considerati Storm Giant o Cloud Giant. Sì, praticamente lo fai con Razia l'Heritage, se può. Comunque, vedete... Io, diciamo, giusto su... Magari su un Milis Kraus o... Giocato... Sai su cosa sarebbero broccalini? Cioè, avresti pure un personaggio... Sì, ma perché ne stiamo parlando adesso? Non lo so... Sì. Uccidiamo quello che dobbiamo uccidere, finiamolo sto posto, nuclearizziamolo. Ok, allora, arriva Ada da voi e vi informa su quello che gli hanno detto i bambini. Praticamente i bambini dicevano che c'era una bruttissima orca cattiva e guarda, penso che l'abbiamo fatta fuori. Dicono anche che ci sta un fantasma, una vecchia strega e... Hanno detto anche che ci sono due draghi, un drago bianco sul tetto e un drago nero cattivissimo con la bocca sempre aperta sputa fuoco che si trova al terzo piano, ha detto. Al secondo piano, al piano di sopra. Quanta gente ci sta qua dentro? È un condominio. Niente, adesso questo è proprio problematico. Considera che sono storie dette da un bambino, non, è difficile un pochino... comprendere tutto quello che hanno detto. Cioè sul drago noi sappiamo che c'è un solo drago ed è un drago bianco. Su quel drago nero non sappiamo nulla. Non sappiamo nemmeno che ci fosse. Il fantasma può essere un problema. Appunto. Draghi neri che sputano fuoco. Ha detto rosso e cattivissimo al piano di sopra. Ma sinceramente una caldaia. È un nuovo cammino portato. Oh, può essere tutto, cioè tu praticamente vedi l'Anlis che dice un drago nero, mentre pensate comunque la caldaia, vedete l'Anlis, una caldaia, e continua a ragionare sulla caldaia. Ma sapete che clima fa in una torre di ghiaccio? Okay, ragazzi, direi di cominciare a esplorare, dai. Ok, dove volete andare? Allora, questa porta qua è aperta, questa? Sì. Posso sfondare? No, è aperta. È aperta, è spalmata. Ah, madonna. La chiamo per sfondarla. Allora, taglio corto. Allora, trovate all'interno praticamente una... È tutto a misura di troll, ok? Perché questa è la stanza di Amagarra, di quella brutta troll cattiva. E c'è praticamente una cassa con un lucchetto. Non lo so, che volete fare? La sfondate? Oppure andate a vedere? È chiuso con un lucchetto. Sì. Ok. Eravamo perso un pezzo. Ah, ok. È saltato la parte del lucchetto. Ah, ok. Sì. Che volete fare? Lo volete rompere oppure volete vedere se trovate la chiave? Scusa, le chiavi non è quella che avevo trovato prima? Le chiavi del troll erano quelle dei bambini. Ah, ok. Vabbè. Saccheggiate il cadavere comunque di Amagarra oppure... Per capire. Beh, scusami, scassinare cos'è? Disable device? Sì. Puoi anche tirare un colpo di martello qualsiasi cosa e si scaccia. Disattivare con geni. Disattivare con geni magici. 31. A posto. Ok. Allora, apri la cassa, all'interno trovi un'altra chiave. Oltre alle... Aspetta. Nella chiave trovo la chiave. Poi trovi un sacco di monete d'oro. Un totale sono di 767 monete d'oro di vario taglio. In più c'è uno spadone. Ok.
E una pozione. E poi una collezione di teschi umani di varia misura puliti benissimo. Boh, intanto guardo la pozione. Percezione, percepire del magico, che scuola è? Aspetta, devo dare prima qual era l'incantesimo. Ok, Spider Climb, quindi Evocation? No. Madonna mia, Pathfinder. Transmutation. Sì. Ok. Sì, Transmutation. Beh, teoricamente con se tu hai percezione del magico puoi identificare una pozione, non mi ricordo se Boh, io di solito solo poi se ci sono c'è tra gli tipi di incantesimi. Boh, magici. io di solito lo faccio che se c'è l'incantesimo lo riconosci. Vabbè, sì, quello sì, che neanche così immediato in realtà, però vabbè. No, però dico con teoricamente tu puoi identificare oggetti magici. No, aspetta, però devi usare sapienza magica. Che c'ho sapienza magica? Sì, c'ho Spellcraft! Boh, ho riconosciuto la scuola, tiro Spellcraft per riconoscere la pozione. Vediamo cosa succede. No, 19, scusa, non si sente. Come si calcola la CD di sta cosa, boh. Dovrebbe essere, cos'è? Non mi ricordo se è 10 più il livello dell'incantesimo o 15 più il livello dell'incantesimo. Boh, mi sembra 10. Vabbè, diciamo che lo riconosci, dai. Non c'ho voglia nemmeno di andare a cercare, perché. Ok, va benissimo. Cioè, Allora, alla fine è di livello praticamente. 2. Vabbè, sì, non la passavo a prescindere. Allora, prendo la pozione. Questa serve per camminare sulle pareti. Tieni, Caleb. Spider Bard, e vedi che se la canta da solo. No, ma ci pensi l'arciere che comincia a camminare sui tetti e spara la gente dall'alto? Che figata. Non ha problemi di copertura. Comunque mi sono dimenticato di aggiungere una cosa che dicevano anche i bambini, che c'è una principessa che quando non piange, che porca puttana, quando non piange ha una bellissima voce. È molto Cosa? Disney questa, ha una bellissima voce. Perché canta. I bambini dicono anche che c'è una principessa che quando non piange canta con una bellissima voce. Ok. Ma che cazzo gli davano da mangiare a sti bambini? Forse è meglio non Madonna, saperlo. vorrei dirlo ma non posso. Non bevi. Dai. Ok, comunque. Ok. Niente. Lo spadone si riconosce se è magico. No, un semplice spadone più uno, quindi per voi è niente. Uno spadone. Io ho lo spadone normale. Per noi, per lo spadone normale. Perché Eh il sì, duro non c'è. Porca esatto. la puttana. Oh, avete due spade lunghe in adamantio, ma che vada le riforgi, Vabbè, lo cioè. spadone è adamantio, no? No, spadone è normale. La pozione di Spider Climb. Se gli altri sono d'accordo. No problem. No Cosa problem. me ne farò mai bella comunque, va bene. Cioè, mi sembra che sia il personaggio che può usufruire di più. Oddio, ci sarebbe anche Tyrion, volendo. O casomai Tyrion. la passo a qualcun altro. Sempre nano Tyrion sei. è. Tyrion è. Thorin. Thorin, scusami, troppi nani. Puoi guardare sulla mappa, c'hanno i nomi diversi. Ma a me di base non mi serve Non ti deve camminare sui muri alla fine. cioè io volendo posso camminare sui muri, anche se tra un po' probabilmente me la tolgo per ottenere Ok. appena Tu puoi posso già praticamente. farlo, quindi. Ok, basta. Tu puoi già farlo. Sì. Ok, ragazzi, niente. Caleb, tieni sta cazzo di pozione. Poi prendo lo spadone che praticamente faccio fatica anche a sollevarlo. No, non è vero, non faccio fatica. Non è quello, c'ho più 8 per sollevare la roba. Di trasporto. Questo chi lo piglia?
Adesso allontano. Ha delle armi, non se ne fa niente. Cioè. Devo fare con questo spadone qua. Non è manco magico, ma che schifo, via. Lo butti sul letto. Vabbè. Lo lancio via. Dite che teschi li possiamo vendere. No. Guarda come sono puliti. Sono ben 12 teschi di varia misura e forma. Cioè, vedi, uno con la testa un po' più lunga, uno con la testa un pochino più schiacciata. Vedi che uno dei teschi, mentre ha la stessa forma della testa di Caleb, come lunghezza. Perché è leggermente più in avanti. Ma ragazzi, secondo me un collezionista lo troviamo. Mica, a questa epoca. Vabbè. Non sono apprezzato. Allora. No. Quindi, cosa facciamo? Sta voi. Tutta sta merda. Considerate che comunque voi ruggiti di drago non ne sentite, eh. Ne cosa? Ruggiti di drago. Non ne sentiamo? No. Quando mangi piccante. Starà a dormire. Meno male. Russate di drago, no? No. Sentite soltanto questo rumore continuo e costante di vapore nei tubi, diciamo, cioè i vostri personaggi non sanno, cioè Ada sente questo rumore ogni tanto, ci fa caso, ma non riesce a capire cosa sia, perché non sa manco cosa sia. Effettivamente voi, forse Lanlis è l'unico che lo sa. Lanlis, cioè, perché comunque tu hai vissuto a Whitron un'ottantina d'anni fa pure, quindi un po' di storie la sai, più o meno la questione meccanica più o meno la conosci. Anche tu, Urion, che... Se devo tirare ingegneria, dimmelo. No, cioè voglio dire, senti soltanto questo rumore di tubi. Senti un rumore di tubi, lo riconosco ovviamente tutti quelli. Allora, Thorim, perché viene da qua vicino, e Turion pure, mi sembra. Sì. Ok, quindi ovviamente tutti tranne Ada e Caleb riconoscono effettivamente il rumore di tubatura. Gli altri invece soltanto un rumore di sottofondo che non fa né caldo né freddo. Questo rumore qua, cioè cosa serve queste tubature? Tu non lo sai. Portano tutte al piano di supero. Beh, scusami, posso fare una prova? Io non lo so. Prova di ingegneria, no? Ingegneria per... Vai. Eh? Tirate. L'ho appena guadagnata. Di ingegneria, aspetta. Hai preso una laurea ad honorem, proprio. Io dovrei avere un più 2, forse. Vabbè, se non ci... Praticamente, vi avvicinate con la mano verso il tubo che passa da sopra. Appena avvicinate la mano sentite il calore. Turion proprio ci mette la mano sopra e dopo realizza, ma è caldo, e sposta la mano. Però con calma. Tanto è come se non si fosse fatto niente, Dio, capito? C'ho le mani con più calli che altro. Sì, appunto, per via del calore della forge, ormai si è abituato. Invece, praticamente, non avete potuto mettere la mano, però il tubo non sembra trasportare liquidi, quindi probabilmente trasporta vapore per riscaldare tutta la zona. Tutta la torre. Sabotare tutte le tubature, aumentare la pressione e far esplodere tutto. Dov'è una cannuccia? Io voglio far saltare il posto, quindi effettivamente... Se prendi una cannuccia e soffi. Che soffi? Cazzo, allora se mi prendevo fire breathing potevo farlo. Minchia. Master, ma noi vediamo che vanno tutte verso l'alto, giusto? Sì. Quindi, ma il vapore, si capisce in che senso va, o... No, non riuscite a capire. Ma sembra arrivare da qualche posto dal basso, però. Passano da su e tornano su. È tipo circuito chiuso. Quindi, io collego. Ah, il drago di fuoco. Il drago nero. Una caldaia. Una caldaia. Le possibilità sono molto alte che sia questo, dopo tutto passa vapore da questi cosi.
un drago di vapore. Prego no. Ci manca solo quello. Quelli poi sono draghi primevi, non so quanto proprio convenga vederli. Master, a questo punto dopo aver visto sta cosa, In quale stanza volete andare? Non so se tipo spaccare i tubi per togliere il riscaldamento da su. Ma vuoi la scelta? Riscaldamento sopra, falli incazzare, falli morire di freddo. Un'altra scelta. Io gli dico, ragazzi, se volete raffreddare i bollenti spiriti della gente qua sopra, potreste spaccare i tubi volendo e togliere il calore. Intanto io vado a questa porta qua e vedo se c'è qualcosa, cioè sento praticamente, mi metto accosto l'orecchio alla porta. Accostando l'orecchio alla porta non senti nessun rumore. Devo tirare o non devo tirare? No, non devi tirare, non c'è bisogno, non senti niente. Quindi diventa una stanza vuota, te la devo rivelare? Sì, se posso aprirla a questo punto. C'è un'altra cassa! Yeah! Intanto chi sta ancora nella stanza, vedete, Ada che prende un tubo, tanto alto 2 metri. Prende un tubo, butta giù. Cosa? Vedete Ada che butta giù un tubo. Che non l'ho dovuto neanche chiedere. Ok. Il vapore che ovviamente le va addosso, ovviamente, il tubo, e Ada, finta di niente, proprio. Va bene. Andiamo. Tipo, stupire danno da fuoco. Ma neanche, sì. Non lo piglia. Niente, io entro nella stanza, vedo se la cassa è protetta da qualche trappola. Guardando in giro vedi che è probabilmente la stanza di quel goblin, perché è tutto a misura, è una piccola misura, sì. Poi c'è una cesta praticamente aperta e trovi una borsa con 75 monete d'oro. Ci sono una serie di giocattoli, alcuni rotti, alcuni in buono stato, probabilmente appartengono ai bambini. Girando, trovi una mano del mago. Te lo dico perché è visione del magico, quindi... Sì. Faccio sapienza magica per capire cosa fa. Effettivamente non è che lo so. 23. Ok, un attimo che faccio anch'io il mio tiro di conoscenza. Effettivamente sapienza magica per identificare. Allora, praticamente si presenta come una mano di elfo, ok, ovviamente guardi un attimo la mano e un pochino rabbrividisci, con una catena d'oro messa tipo per indossarla tipo collana. Praticamente è un oggetto meraviglioso che ti permette di castare mano magica. Tutto qua. Ah, quindi praticamente serve solo per lanciare mano magica. Sì. Ragazzi, chi la vuole la mano magica? Puoi lanciare qualsiasi cosa a distanza di 15 piedi. Cioè, non è che è proprio una bruttissima idea. Non è proprio una bruttissima cosa. La mano magica, ma che può essere usata anche per attaccare. Tu puoi sollevare un oggetto, poi punti un oggetto, lo sollevi e puoi muoverlo come ti pare, piace. Vabbè sì, come mano magica. Sì, è mano magica, appunto. Boh, chi la vuole la mano magica? E tu ti parto la riga. Ah, la mano magica. Scusate, non ho esistito.
Ok, allora. Ah, magica. Scusate. Ok. Boh, ragazzi, mettiamolo nella borsa dei comunisti. Sì, dai. Sì, poi vedremo che uso farcene. Ok, allora. Usi puliti. Dove volete andare? Comunque Ada prende i giocattoli e li porta ai bambini intanto. Ai bambini. Sì, che sono comunque tutti qua fuori.